Sì, questo è il canale di Will e no, solitamente non facciamo unboxing o recensioni di giochi, ma abbiamo realizzato il nostro primo gioco da tavolo. Quindi oggi giochiamo alla politica, anzi impariamo a giocare alla politica, perché vi spiego in questo video come funziona Querelle, il diritto dovere di giocare la politica. Abbiamo deciso di fare questo gioco per un motivo molto semplice. Oggi la distanza tra cittadini e politica è sempre più grande e molte più persone pensano che la politica sia una cosa distante, complicata, che non ci riguarda. Invece riguarda tutto e tutti noi, quindi oggi giochiamo alla politica e lo facciamo tentando di capirne le dinamiche, tentando di accorciare quella distanza tra cittadini e politica. Aumentare il consenso, non perdendo budget, raggiungendo gli obiettivi e stando attenti agli scenari imprevedibili che possono accadere. Questo è Querelle. Bene, iniziamo a giocare. Si può giocare da 3 a 6 giocatori e ogni giocatore interpreta un ruolo. Maggioranza di governo, opposizione, imprese, sindacati, media e attivisti. Prima di tutto si assegnano i ruoli. Ogni giocatore sceglie tra i 6 ruoli possibili e ne prende il relativo schermo. Per esempio questo è quello degli attivisti. E dietro avete scritto la descrizione del ruolo e degli obiettivi che dovete raggiungere. Attenzione però, se siete meno di 6 giocatori, maggioranza e opposizione devono esserci per forza. Se più giocatori vogliono lo stesso ruolo, ho 3 cose da dirvi. Il gioco non dura tantissimo, quindi potete fare più partite. Potete scegliere i ruoli casualmente. Terza cosa, non litigate fin da subito già per i ruoli, avete tempo durante il gioco per discutere tra di voi. Una volta assegnati i ruoli, passiamo alla fase di preparazione del gioco, che in realtà è molto veloce e semplice. Ogni giocatore riceve 5 carte azione, 2 tessere supporto, una contro e una a favore, e serviranno per votare, ma ora ci arriviamo. Poi 5 gettoni consenso e 10 gettoni budget, che saranno importantissimi per capire chi vince il gioco, ma ci arriviamo. Ora, questo che vedete qui è un prototipo, il gioco che verrà messo in commercio sarà fatto molto meglio di così. Tutti questi oggetti di gioco li dovete mettere dietro lo schermo del vostro ruolo, perché gli altri giocatori non devono sapere a che punto siete del gioco prima della fine. Poi inseriamo al centro del tavolo le carte scenario, le restanti carte azione, le carte breaking news e il libretto fact checking, che sarà molto utile durante il gioco. Ah, questo è il libretto di istruzioni, poi quando riceverete il gioco potrete vedere cosa c'è dentro e tutta la spiegazione, magari fatta meglio di come la sto facendo io adesso. Bene, ora possiamo iniziare a giocare. Chi inizia a giocare? Nel libretto di istruzioni abbiamo scritto che inizia a giocare la persona più appassionata di politica. Anche qui decidete voi, potete tirare a sorte e soprattutto non iniziare a litigare già da queste prime impostazioni di gioco. Fin da subito, ci sarà tempo dopo. Il giocatore di turno pesca 3 carte breaking news, le legge e ne sceglie una con cui giocare. Quindi io ne scelgo una. Importante, il giocatore di turno deve leggere solo la prima parte della carta dove c'è scritto appunto la breaking news e non la seconda parte dove ci sono i dati legati a questa breaking news e gli effetti che questa carta, se viene approvata, ha su tutti gli altri giocatori. Quindi queste informazioni le sa solo il giocatore di turno. Parte il dibattito a questo punto e tutti i giocatori in qualsiasi momento possono trattare con gli altri e tentare di influenzare gli altri giocatori. Mi raccomando, non alzare troppo la voce, i vicini potrebbero arrabbiarsi, perché è un gioco molto intenso di dibattito. Si possono scambiare tessere consenso e tessere budget e soprattutto si possono giocare le carte azione che noi abbiamo in mano e sono molto importanti, adesso capiamo perché. Qual è il senso di questa fase del gioco? Voi giocatori di turno, quando leggete la carta, vedete che c'è scritto un tema, la breaking news contiene un tema. In questo caso, per esempio, c'è scritto che in Parlamento è stata presentata una legge per permettere il voto ai fuorisede, ma la proposta non è ancora stata calendarizzata, quindi il vostro scopo è quello di far passare il tema che c'è scritto all'interno di questa breaking news, di convincere gli altri della bontà di questo tema e di influenzare il dibattito. Ora passiamo alle carte azione. A che cosa servono? Servono ad attaccare o difendersi praticamente. Si possono giocare solo durante la fase di dibattito e trattativa, ma non le gioca solo il giocatore di turno, le possono giocare tutti. Vi faccio un esempio. Per esempio, questa carta azione dice: in questa fase breaking news il tuo supporto vale doppio. Quindi se pensi di voler far passare assolutamente la tua carta breaking news, che il tuo tema vinca il dibattito, giochi questa carta azione e il tuo voto vale doppio. Oppure blocca una carta azione. Se qualche giocatore vi gioca contro una carta azione, con questa carta potete bloccare la sua mossa. E ancora un'altra ipotesi può essere quella di far pescare una carta scenario. E qui entrano in gioco le carte scenario.
Che cos'è la carta scenario? In sostanza è un evento che destabilizza completamente il gioco e gli effetti di questa carta si applicano solo su chi l'ha pescata. Ecco alcuni esempi di carta scenario. È caduto il governo, il Presidente della Repubblica ha sciolto le Camere e si va a nuove elezioni. In questo caso, chiaramente, è una notizia positiva per l'opposizione e negativa per la maggioranza di governo. Torniamo alla fase di gioco. Quanto dura questo, diciamo, periodo di dibattito e trattativa? Può durare 5 minuti, se lo scegliete voi, oppure decide il giocatore di turno quando andare al voto. Passiamo ora al voto. Come si vota? Devi ragionare sulla base del tema in discussione. Per esempio, se sei sindacati, non voterai a favore di una breaking news che parla di abbassare le tasse sulle imprese. Andrai più a favore di temi che riguardano il mondo del lavoro, la tassazione del lavoro. Oppure, se sei opposizione, magari farai ostruzionismo e andrai contro breaking news che riguardano l'attività del governo e della maggioranza. Ad aiutarti in questo dibattito prima del voto ci sono le carte breaking news che hanno all'interno dei dati relativi a quel tema, ma questo dato lo può leggere solo il giocatore di turno. Se sei un altro giocatore, puoi giocare una carta azione specifica che ti permette di consultare il libretto fact checking, che contiene al suo interno tutti i dati presenti sulle carte breaking news. Come si vota? Tutti i giocatori mettono coperta sul tavolo una carta supporto, o positiva o negativa, e poi le carte, una volta che hanno votato tutti i giocatori, si scoprono tutte insieme contemporaneamente. Le possibilità sono due: la breaking news ottiene la maggioranza del tavolo, la breaking news non ottiene la maggioranza del tavolo. Nella prima ipotesi, in cui passa, diciamo, quel tema collegato alla breaking news, si applicano tutti gli effetti che ci sono scritti sotto, quindi ad alcuni giocatori ci saranno degli effetti positivi, ad altri invece negativi, a seconda del tema e del ruolo che ogni giocatore interpreta. Importante, questi effetti fino al voto finale li sa solo il giocatore di turno. Gli effetti possono essere quelli di perdere o conquistare tessere, budget o consenso, o pescare una carta azione. Se la carta breaking news viene votata dalla maggioranza del tavolo, comunque, al di là di questi effetti sulla carta breaking news, il giocatore di turno vince un gettone consenso, e se invece la carta breaking news non passa, nessun effetto viene applicato a nessun giocatore. Quando finisce il gioco e chi vince? Allora, il gioco finisce quando ogni giocatore ha giocato almeno una carta breaking news, oppure due se si gioca in tre o quattro giocatori. E chi vince? Viene sicuramente eliminato il giocatore che ha meno budget, tra tutti gli altri invece vince quello che ha più consensi. Quindi, ricapitolando, c'è una fase preparatoria in cui si scelgono i ruoli, si distribuiscono le carte iniziali e i gettoni consenso e budget. C'è una fase in cui il giocatore di turno gioca il tema che gli sta più a cuore all'interno delle carte breaking news. C'è una fase di trattativa e dibattito in cui tutti i giocatori possono giocare carte azione o per caso possono pescare carte scenario che destabilizzano il gioco. C'è una fase di voto in cui la breaking news può vincere o perdere all'interno del dibattito del tavolo, e poi, quando finisce il turno di tutti i giocatori, si vede chi ha più consensi all'interno dei giocatori che hanno più budget. Tutto chiaro? Buon divertimento!